Oggi cominciamo ad occuparci del neoplasticismo, e col neoplasticismo eh, chiudiamo la nostra parentesi sull'astrattismo. Eh, europeo. Il neoplasticismo è un movimento olandese, nasce nel 1916 col nome di De Stile, lo stile, e nasce ad opera di un gruppo di artisti guidati da Theo van Desburg e dall'architetto eh, Jacobus Johannes Pieter Oud, ai quali si aggiungerà in un secondo momento Piet Mondrian, che forse sarà diciamo, il protagonista più conosciuto eh, del gruppo. Non è un caso, però, se come immagine di apertura ho proprio scelto le copertine della rivista omonima, che vengono realizzate in questo caso da Vilmo Suza e da Theo Van Desburg. E non ho messo invece immagini relative eh, a Mondrian proprio perché Van Desburg è il vero ispiratore del movimento il polo attrattivo capace di riunire intorno a sé artisti di estrazione e formazione diversa e soprattutto l'instancabile propagatore delle idee neoplastiche nel resto d'Europa, anche se poi in realtà il grande pubblico risulta più conosciuto il del nome dell'altro protagonista del movimento, appunto Piet Mondrian, che in realtà si associa al gruppo in un secondo tempo e proprio spinto eh, dalla personalità eh, di Van Desburg. Se voi aprite i ma nostri manuali eh, del liceo trovate eh, un capitolo dedicato a De Stil, ma in particolare a a Mondrian e eh, se va bene si cita Van Desburg ma in realtà c'è un ribaltamento e questo probabilmente accade perché eh, Mondrian si occupa di pittura e forse è l'unico modo in cui il neoplasticismo riesce a tradurre le proprie idee in qualcosa di realizzato. Vedremo che eh, nel, nell'architettura in particolare ma anche nel design è questa traduzione diciamo da idee e da concetti a, a, a livello alla sfera del pratico avranno più difficoltà. Comunque nel 1917 comincia ad uscire The Still, questa rivista che nasce come organo ufficiale di diffusione di approfondimento della poetica neoplastica, delle idee formali e teoriche dei suoi aderenti, che viene pubblicata appunto dal 1917 al 1932. Questo ideale di depurazione assoluta della forma e del colore verso una completa democratizzazione dell'arte porta i protagonisti del movimento a superare le posizioni delle avanguardie, in particolare del cubismo. Ricordiamo che le avanguardie, e in particolare il cubismo, sono il punto di partenza di ogni ricerca astratta. Quindi, si parte molti dei protagonisti, se non tutti i protagonisti, Dell'astrattismo europeo prendono le mosse dalle avanguardie, dal futurismo, eh, per esempio, in russa, dall'espressionismo e poi soprattutto dal cubismo, si ricordino i punti di partenza dell'altro versante dell'astrattismo geometrico, cioè quello russo, del suprematismo e del costruttivismo, e poi da questi punti di partenza si eh, avanza raggiungendo un linguaggio puro basato sul rapporto di colori. In questo caso. Uh, un rapporto di colori, nel caso intendo del neoplasticismo, colori assoluti come vedete, ossia i primari, il rosso, il giallo e il blu, che non tengono in nessun conto i colori ottenuti dalla mescolanza dei, dei colori stessi e dalle relative sfumature, e poi i non colori, il bianco, il nero e il grigio, che vengono campiti all'interno di griglie ortogonali ottenute dall'intersezione di linee orizzontali e verticali incrociate rigorosamente su angoli retti, quindi un reticolo di linee nere con all'interno dei quadrati, potremmo dire dei rettangoli, eh, campiti con, con non colori il bianco e il grigio o con colori puri. Ma questi sono i risultati maturi, sono i risultati più noti dell'arte neoplastica, almeno in pittura, che però, come vedremo, a un certo punto saranno superati, per esempio dalle proposte di Van Desburg che introdurrà di punto in bianco l'uso della diagonale e provocherà uno scontro rispetto alle idee più rigide più ortodosse, come per esempio quelle, come vedete in questo, in questo caso, di Mondrian, e infatti provocherà anche la, la conseguente uscita dal, del, del movimento di Pitt Mondrian. Mondrian, che comunque risulta molto chiaro nei suoi intenti sin da subito all'inizio del momento della sua aderenza al gruppo, Mondrian dirà «costruisco combinazioni di linee e di colori su una superficie piatta in modo da esprimere una bellezza generale come una somma coscienza. La natura, o ciò che ne vedo, mi ispira, mi mette come ogni altro pittore in uno stato emozionale che mi provoca un'urgenza di fare qualcosa, ma... E questo è il punto che ci interessa e che dobbiamo sottolineare. Voglio arrivare più vicino possibile alla verità e astrarre ogni cosa da essa fino a che non raggiungo le fondamenta, anche solo le fondamenta esteriori, delle cose. Credo sia possibile che attraverso linee orizzontali e verticali costruite con coscienza ma non con calcolo. Altro punto fondamentale: non si tratta di moduli multipli e sottomultipli, si tratta di eh, una composizione guidata da un'alta intuizione, dice portata all'armonia ritmo queste forme basilari di bellezza aiutate se necessario da altre linee o curve possono diventare un'opera d'arte così forte quanto vera e poi vedremo invece che nel proseguo della sua carriera le linee eh, curve verranno abbandonate per appunto restare aderenti a queste griglie ortogonali molto chiare molto eh, semplici da un certo punto almeno apparentemente perché appunto l'idea è quella della democra democratizzazione dell'arte ora Mm, questo, uh, questo tipo di risultati sono risultati che noi abbiamo già visto. Mm, già dagli studi precedenti alla formazione di Destille, da quelli a cavallo della sua fondazione, è abbastanza evidente che il lessico formale. Di, di quelli che poi saranno i protagonisti eh, di The Still, Van Desburg in testa, ma anche Mondrian negli altri, giungono a risultati simili a quelli che abbiamo già visto in Russia, che vi mostro ancora una volta con il suprematismo, il costruttivismo, il produttivismo. Voi vedete alla vostra sinistra eh, l'immagine grande e quella piccola eh, che rappresentano due eh, dipinti di Theo Van Desburg dall'altra parte eh, in piccolo Elitzitsch in grande Kazimir Malievich, vedete che gli elementi formali sono fondamentalmente. Gli stessi, ma c'è una rigidità e un'organizzazione all'interno della tela. nell'idea di Van Desburgh, assolutamente, eh, assolutamente più rigidi, cioè si parte da presupposti più razionali. Perché l'idea di fondo è che nell'arte non debba affiorare alcuna individualità, si cerca un'astrazione totale. Un linguaggio di forme esatte di colori assoluti. Perché questo linguaggio deve rendere l'oggetto artistico fruibile da tutti nello stesso modo e nello stesso tempo. Quindi, si cerca di realizzare una sorta di livella sociale che elimina ogni forma emotiva di quella che Mondrian definiva l'arte morfoplastica. Per Mondrian, l'arte morfo morfoplastica era l'arte tradizionale quella delle forme variabili che non può prescindere dal contesto, che non può e non vuole prescindere dallo stato d'animo, dai principi, dalla cultura di chi osserva, dalla situazione storica, quindi un'arte fortemente individuale. Mentre invece secondo Mondrian si deve, e anche secondo Van Desburg si deve arrivare a creare un linguaggio autonomo e completamente nuovo e da questa novità prende il nome il neoplasticismo contro il morfoplasticismo che era stato identificato da Mondrian. Il fine della natura è l'uomo diceva Van Desburg, ma il fine dell'uomo è lo stile, quindi la ricerca di uno stile che sia in grado, come vedremo eh, i, i, più, più avanti, di abbandonare il particolare in favore dell'universale. Questa vittoria dell'universale sul particolare è la finalità dell'arte neoplastica e eh, lo possiamo leggere mh, in maniera abbastanza chiara nel primo manifesto di De Stijl del 1918, quando il manifesto afferma c'è una vecchia coscienza del tempo e una nuova. Quella vecchia tende verso l'individuale, la nuova tende verso l'universale. La lotta dell'individuale contro l'universale appare sia nella guerra mondiale che nell'arte di oggi. Vedremo che il rapporto, diciamo, con la guerra, con la prima guerra mondiale, con la grande guerra. Se considerate che il movimento nasce nel 16, siamo in, pieno, in, piena, in piena prima guerra mondiale, anche se in Olanda è un paese neutrale, ha un'importanza fondamentale. Per proprio la logica e, e, e le teorie che accompagnano questo movimento. La guerra distrugge il vecchio mondo, dice il manifesto, con il suo contenuto, il predominio individuale in ogni campo. Eh, L'idea è che il predominio individuale ha lo stesso effetto della guerra, è distruttivo e quindi va superato. La nuova arte ha messo in luce il contenuto della nuova coscienza del tempo, un rapporto simmetrico tra univers universale e individuale. La nuova coscienza del tempo è pronta ad attuare in tutto anche nella vita esteriore. Tradizioni, dogmi e predominio dell'individuale sono d'ostacolo a questa realizzazione, quindi l'idea è quella di superare i dogmi, superare le tradizioni e creare un'arte pura. Per questo conclude. I fondatori della nuova cultura chiamano tutti coloro che credono alla riforma dell'arte e della cultura a distruggere questi ostacoli che si oppongono allo sviluppo allo stesso modo in cui nell'arte figurativa abolendo la forma naturale, hanno eliminato quello che ostacola la pura espressione artistica, la coerenza esteriore di ogni concetto artistico. Da questo punto di vista, a questo punto, è chiaro che il ruolo dell'artista all'interno della comunità, all'interno della società, diventa un ruolo fondamentale, cioè l'artista sente di essere, eh, di avere in qualche modo un ruolo, un ruolo educativo, normalizzante, con una funzione eh, che è completamente diversa da quella che aveva avuto la tradizione tedesca per quello che riguarda appunto l'astrattismo, no? la funzione del visionario, pensiamo a Kandinsky eh, che è in grado di mostrarci qualcosa che non si vede, no? eh, la spinta spirituale nell'opera di Kandinsky o le parole di Klee che dice che l'arte rende visibile ciò che non sempre lo è. In questo caso invece la funzione dell'artista deve essere una funzione razionale, deve essere la funzione dell'uomo di mestiere capace di concepire un'estetica che sia un'estetica abbordabile, comprensibile, fruibile da tutti. Quando il pubblico è in ritardo rispetto all'arte, leggiamo nella prima, eh, nel primo numero della rivista eh, The Stille, è compito degli uomini di mestiere ris risvegliare nei profani il sentimento del bello. L'artista ha una doppia missione da compiere: innanzitutto produrre opere d'arte plasticamente pure, poi rendere il pubblico disponibile a questa arte pura. Quindi è necessario, da una parte, creare opere pure, dall'altra parte portare il pubblico a comprendere la democratizzazione di questa arte pura. Più tardi poi nel 1937, per fare l'esempio del, del personaggio principale che vedete in questa foto e che è Piet Mondrian, quando Piet Mondrian nel 1937 è già uscito eh, da, un, da molto tempo dal gruppo De Stijl però mostra nei suoi scritti e nella sua arte di essere ancora coerentemente legata a questa idea di democratizzazione assoluta dell'arte e del suo utilizzo in chiave livellatrice ed educativa. Sarà proprio Mondrian a, a dire, diciamo, ad affermare eh, il, il motto definitivo eh, da questo punto di vista quando dice che l'arte è solo un sostituto finché la bellezza della vita resta carente. L'arte scomparirà dalla vita nella misura in cui la vita guadagnerà in equilibrio. Cioè è quello che eh, si vuole dire, che l'arte è appunto un sostituto, deve scomparire. La, la funzione dell'arte è scomparire e distruggere se stessa nella misura in cui la vita guadagna in equilibrio e in bellezza. I principi di questo genere eh, verranno estesi in ogni campo estetico della scultura, per esempio le composizioni prismatiche, all'architettura. L'architettura sarà, diciamo, il centro ideale, eh, teorico, fondamentale del neoplasticismo. Eh, nel, nei disegni architettonici il bianco e il nero indicherebbero il vuoto e il colore invece indicherebbe il piano. E poi il design, si pensa alla celebre sedia rosso-blu di Gerrit Rietveld, che è costituita dall'ideale scorrimento di piani infiniti uno sull'altro. Questa è la sedia rosso-blu e è interessante perché proprio Gerrit Ritveld, che era un ebanista figlio di un falegname che si forma attraverso corsi irregolari, corsi serali di disegno industriale e poi di disegno architettonico, quindi non un architetto, quella a maiuscola si potrebbe dire eh, oggi, eh, realizzerà la sua casa Schrader, della quale si parlerà nelle prossime slide e con questa casa Schroeder sarà pa paradossalmente il principale esponente di De in architettura. Questa è una cosa sconvolgente: cioè non Oud che era un vero architetto, ma, eh, ma Ritveld, che era fondamentalmente un artigiano, sarà il protagonista architettonico del gruppo e soprattutto con questa sedia blu e rossa che diventerà il simbolo del design neoplastico, che poi in realtà diventa un'icona del design eh, in, in generale. La sedia appare come la concretizzazione tridimensionale delle idee neoplastiche che poi si ritrovano in pittura in Vandesburg e soprattutto in Mondrian. Abbiamo una struttura che si compone 15 di 15 listelli di faggio che però sono assemblati per sovrapposizione, cioè non si incastrano e non si compenetrano, ma si giustappongono perché vogliono identificare delle porzioni di piani infiniti che scorrono uno sull'altro. Lo stesso Rietveld sottolineerà come la struttura della sedia è tale che si possa Collegare fra loro le singole parti senza mutilarle in modo da evitare che una domini sull'altra, coprendola o mettendola in situazione di dipendenza, in questo modo il tutto è libero nello spazio. Quindi ci sono i colori primari del piano e della spalliera, che sono elementi, come notate, che sono appoggiati uno all'altro senza incastri e apparentemente fluttuanti nello spazio, che sottolineano proprio la semplicità dell'intervento plastico nel rispetto dello spazio eh, nel quale la sedia si inserisce in maniera armonica, senza creare fratture. Lo vediamo in maniera particolare. Nella struttura. La struttura che è completamente visibile nei suoi snodi è laccata di nero, che è un non colore, ma le testate sono dipinte di giallo e di bianco perché sono intese come una serie di puntini di sospensione. No? Come se si volesse sottolineare un'interruzione della percezione dell'aspetto visibile delle linee, che in realtà però continua all'infinito. Quindi ognuno di questi listelli linee linei, di questi listelli neri è una linea, una linea infinita, ma io ne vedo solo una parte e quindi interrompo questa linea con. Questa queste porzioni di giallo, con, questo, con queste testate gialle che di, dicono semplicemente che la linea in realtà continua, io ne vedo, ne fruisco solo per una parte, lo stesso vale per i piani, piani che, appunto che scorrono uno sull'altro senza compenetrarsi e quindi eh, appartengono allo spazio, si integrano nello spazio, non modificano lo spazio. Ora, eh, questo... Questo, è, questo spazio rigidamente scandito per linee verticali e orizzontali e per piani eh, che scorrono uno nell'altro, eh, dichiara un formalismo, <coughs> un formalismo abbastanza forte. No? E questo dichiarato formalismo del neoplasticismo, le regole definite, le regole ferre, il linguaggio assoluto del neoplasticismo no? verticale, orizzontale, colori puri corrispondono evidentemente a un bisogno: che è un bisogno d'ordine che la comunità artistica europea sente la necessità di esprimere proprio. Nel mezzo dello sconvolgimento bellico. Siamo nel pieno della grande guerra e non è un caso, l'abbiamo già detto, se il movimento in questione nasce e si sviluppa in Olanda, che è uno dei paesi neutrali. Proprio nel 16 siamo nel mezzo del cataclisma. Un'arte così organizzata, un'arte certa delle sue combinazioni cromatiche e formali sarebbe stata un potente veicolo di crescita, uno strumento educativo in grado di migliorare il mondo rendendo i suoi abitanti più liberi più simili fra loro, anzi più consapevoli del loro diritto ad essere uguali. Quindi un'arte uguale per tutti per creare un mondo di persone uguali fra tutti, con, con una forma di eh, ideologica anche marxista abbastanza, abbastanza forte, una forma d'arte che non a caso si interessò in modo preponderante di architettura. E in questo senso bisognerebbe anche leggere la presenza che prima viene fortemente ricercata e poi fortemente osteggiata di Teo Van Desburg al Bauhaus. Eh, al Bauhaus insegna il Bauhaus e tenta una riforma totale della progettazione. Tu, cur, che vede nell'architettura il punto di snodo eh, fondamentale. Va bene? Eh, architettura va detto che al di là della progettazione teorica, non, non solo architettura, in generale, il design, l'architettura. Che però al di là della progettazione teorica eh, vede tradurre in pratica molti pochi esempi, cioè il, il vincolo, quello che ci rende così difficile da capire il neoplasticismo è anche questo. No? Noi abbiamo detto che il, la ricerca fondamentale si sviluppa in architettura, ma non abbiamo eh, una grande quantità di traduzioni architettoniche delle idee neoplastiche. Un architetto come Ode, del quale abbiamo già parlato. Eh, parlato che è uno degli aderenti a, della prima ora del gruppo uno dei fondatori del gruppo se si esclude il progetto di fabbrica eh, a boomerang e poco altro eh, non, non Intese il neoplasticismo più come una sorta di campo di analisi, no? il campo di analisi di un futuro possibile più che una realtà che si potesse davvero immediatamente praticare. E non per niente è proprio Ritveld, che di formazione, come abbiamo visto, è un ebanista, un designer di interni e non un architetto, ci ha lasciato l'esempio più coerente e più completo di una possibile traduzione pratica dei progetti teorici di De Stijl precetti che, eh, per essere più precisi, possiamo trarre in sintesi da un altro scritto del solito Van Desburg, tratto dai 16 punti di un'architettura plastica. La nuova, Uh, architettura dice Van Desburgh è anticubica, ossia non cerca di combinare tutte le cellule funzionali di cui è fatto lo spazio in un cubo chiuso, ma proietta tali cellule, come anche le superfici sporgenti, i balconi, eccetera, in senso centrifugo partendo dal punto centrale del cubo, in questo modo altezza, larghezza, profondità più tempo acquistano negli spazi un'espressione plastica interamente nuova, in questo modo l'architettura assume un aspetto più o meno fluttuante. Che e contrasta per così dire con la forza di gravità della natura e Ritvel seguirà alla lettera queste indicazioni in quella che vedete a uh, monitor, che è la uh, casa Schröder a Utrecht del 24. E per l'appunto segue proprio le parole di Van Desburg seguendo, realizzando una costruzione elementare, economica, funzionale, non monumentale e dinamica, eh, anticubica nella forma, antidecorativa nel colore. Ora, se noi guardiamo questo è l'esterno, ma se noi guardiamo per esempio lo spazio interno, nonostante l'uso dei materiali tradizionali, cioè mattoni e legno, l'ambiente, soprattutto l'ambiente principale, che è quello posto al secondo piano, si mostra come una specie di open space trasformabile, una pianta aperta in cui le pareti scorrono e modificano lo spazio in base alla necessità degli ospiti, liberando la struttura dall'ingombro delle pareti portanti, eh, degli ambienti determinati, dei muri, delle aperture fisse. Voi vedete nel soffitto queste guide che servono fa scorrere eh, queste pareti mobili per costruire, per creare degli ambienti eh, che siano il più possibile dinamici appunto e trasformabili. Ora, a questo punto proviamo a fare un ragionamento più generale. Il neoplasticismo, come molte altre correnti artistiche del Novecento, è fortemente venato di filosofia, si interessa di sociologia, è impegnato politicamente, aspira ad essere qualcosa di più che non un semplice movimento pittorico, scultoreo, ma anche architettonico. L'arte diventa un tassello della vita, della società e il suo campo si deve estendere all'architettura, al design, alla musica, alla letteratura, alla danza. Per quanto riguarda l'architettura, il design e la grafica, come abbiamo visto, il neoplasticismo riesce a dare un suo contributo essenziale, anche se sarà il caso di notare che si tratta soprattutto di un contributo teorico che non viene immediatamente tradotto in pratica, se non in pochi casi. E torniamo al caso già citato di Ode, che è uno dei fondatori del gruppo, che però, a parte la fabbrica di Pumerend, non traduce quasi mai in oggetti tangibili il suo impegno teorico. Questo è uno dei motivi che rendono così difficile l'approccio e la comprensione del neoplasticismo ai profani. Si parla di musica, si parla di danza, si parla di letteratura, però poi le idee di De Stijl sono talmente radicali che la loro traduzione in questi campi è davvero difficile. Quindi a noi può sembrare qualcosa di elementare, no? Questa giusta posizione di campi, di colori puri, Ma invece è la radicalità del pensiero che è preponderante. Forse proprio perché è troppo, troppo estremo e così difficile si pensa, per esempio, per fare un esempio estremo al poeta Anthony Koch, che non è mai stato tradotto in italiano, forse proprio perché è troppo eh, complesso da questo punto di vista. Eh, noi non conosciamo la lingua olandese, o almeno io non la conosco. Quindi, l'unica cosa che posso fare è limitarmi ad ammirare l'equilibrio della struttura formale nell'esattezza della resa. Tipografica dei componenti poetici, cioè questa idea della poesia che si accompagna al suo aspetto grafico per comporre una sorta di eh, griglia che sia perfettamente equilibrata e quindi, anche senza capire il testo, se noi leggiamo le parole si intuisce al di là della sperimentazione grafica un uso delle onomatopee per esempio che ci fanno venire in mente la musica la letteratura futurista, le parole libere, l'intonarumori, no? Guardiamo le parole libere di eh, Fortunato De Pere e vediamo la stessa cosa, l'uso fortissimo eh, delle onomatopee e la composizione grafica delle parole che si trasformano in qualche modo in grafica e in pittura sono tutti concetti che non hanno trovato nell'immediato un utilizzo diciamo oltre il livello di esperimento e di curiosità ma che poi sul lungo periodo invece sono, sono dimostrati fondamentali per i successivi sviluppi eh, artistici. Eh, il tipo di intuizione diciamo eh, di Depero è assimilabile a quella di Anthony Koch anche se vanno in due direzioni assolutamente opposte l'ordine, la griglia eh, oggettiva eh, essenziale per Anthony Koch e invece questo andamento in curva la ricerca dell'effetto la velocità del movimento in Depero che è eh, un, un futurista in questo senso appare anche evidente la frattura che si viene a creare tra una visione razionale Geometrica, numerabile, potenzialmente immutabile nello spazio e nel tempo, e una forma di astrattismo che è quella che abbiamo fatto nelle lezioni precedenti. Un astrattismo di matrice lirica eh, che nasce come altre cifre avanguardiste sulla spinta di una critica sistematica del positivismo per esaltare l'impulso creativo, visionario, la libertà della forma e del colore rispetto al dato oggettivo, la variabilità dei sentimenti, il fluttuare delle passioni, l'individualità dell'espressione di matrice romantica. A cosa mi mi riferisco ovviamente mi riferisco al Cavaliere Azzurro, a Clea, a Gioaleschi, eh, a, a Franz Marc, a Kandinsky, cioè, tu, questo è, è, è diciamo l'altro versante eh, del, dell'astrattismo. Tutto questo però, cioè, questa rigidità in qualche modo, questo formalismo eh, del, del movimento neoplastico, non deve farci pensare che il neoplasticismo possa essere circoscritto in un sistema talmente razionale e regolare da ridursi a una serie di elementi immutabili e invarianti. Le griglie di riferimento che si trovano in pittura, che vi faccio vedere ancora una volta in un'opera capitale eh, di Piet nella composizione con Rosso, Giallo e Blu del 1990. Uh, 21 uh, queste, queste griglie di riferimento che avranno un loro equivalente nei piani che scorrono uno sull'altro in architettura e nel design che abbiamo visto non hanno una definizione ritmica regolare, non sono fatte di multipli e sottomultipli. I campi di colore e non colore risultano così sempre infinitamente variabili e all'interno di questa variabilità sta la libertà dell'artista. In questo senso sono esemplari le parole, ancora una volta di Yolanda Nigro Covre quando ci dice che le barre di divisione non giungono fino al tempo. Della tela o della porzione del colore, con un'interruzione che ne rafforza il ritmo sincopato e il suggerimento di una struttura completabile per incastri successivi all'infinito. È questa asimmetria e questa sorta di non finito a rendere possibile un incredibile numero di dipinti dalla struttura costante, senza che uno solo ripeta le forme di un altro e in questa struttura avvertita come affine al jazz che tanto ama, Mondrian è sempre di nuovo libero di creare in un'arte come il libero gioco di Schilleriana memoria. Ora attenzione, il collegamento con Schiller è fantastico perché è il collegamento abbastanza improbabile col romanticismo, cioè quello che ci sta dicendo la Nigro Covre è che in realtà questa volontà di libertà formale ha comunque qualcosa di assolutamente creativo, completamente creativo e libero, come nel romanticismo. La razionalità non impedisce, diciamo, la fantasia. A questo proposito noi ricordiamo anche le parole dello stesso Mondrian quando dice il jazz e il neoplasticismo sono fenomeni radicalmente rivoluzionari, sono distruttivi costruttivi, non annientano il vero contenuto della forma, non fanno che approfondire la forma per superarla, così facendo con un ordine nuovo. Rompono l'intraccio della forma come particolarità per permettere l'unità universale. E ancora, per esempio, parlando della danza, altra sua passione, insieme a quella per il jazz, lui dirà: La danza segue lo stesso cammino del gesto e della mimica, passa dall'arte nella vita, si rinuncerà allo spettacolo della danza quando si realizzerà il ritmo in sé. Quindi si rinuncerà all'arte quando il mondo sarà arte, si rinuncerà alla danza quando il mondo sarà ritmo, senza bisogno appunto di eh, esternare il proprio ritmo o la propria arte con qualcosa di realizzato appositamente, la pittura, la scultura, l'architettura, la danza, il jazz, quando il mondo sarà tutto arte, tutto democraticamente arte. Sulla scorta delle parole di Mondrian, nell'idea del superamento del tragico verso l'utopia del perfetto equilibrio tra l'individuo e l'universale, Tanta purezza e rigore di controllo, eh, affermerà ancora Nigro Covre, appaiono monotoni solo se non si è entrati nella vita percorsa per raggiungerli. Diventano affascinanti, pure in quella che oggi può apparirci un'assurda utopia, solo se non si separano dalla ricchissima e variata sperimentazione precedente al 1920. Quindi, mh, come vedete, eh, il, il neoplasticismo è uno dei movimenti più complessi dell'arte eh, del Novecento perché eh, parte dal presupposto che l'arte deve produrre un linguaggio che renda tutti gli uomini uguali e, e per farlo è necessario il, il superamento del tragico e quindi l'eliminazione di ogni emozione per un'arte che sia un'arte perfettamente razionale, ma non per questo che manchi di interpretazione quindi eh, non, non si tratta di qualcosa di riproducibile a macchina, ma di griglie aperte che permettono infiniti, eh, eh, infiniti contrasti di colori puri. Nella prossima lezione parleremo dei protagonisti, del protagonista assoluto del movimento che è Piet Mondrian. E eh, citeremo anche alcuni altri eh, elementi interessanti portati dal solito Theo eh, van Desburg.